Miracle Jibe di Enfant Terrible dei Far 40. È una manovra molto abbastanza complicata, in realtà se ben eseguita funziona bene, è diciamo ad alto livello, insomma, dedicata a equipaggi molto molto preparati. Ma si tratta sostanzialmente di preparare la manovra come fosse una issata normale e poi fare l'equivalente di un jibe set, quindi di strambare subito dopo la boa di borina oppure il disimpegno, insomma fare un'immediata strambata. Però a differenza del jibe set, che tu sostanzialmente giri tutto il circuito e parti già, cioè strambi diciamo a vele bianche e parti già con lo spinnaker dal lato giusto, con questa super rally jibe tu in pratica ti prepari come se facessi un'issata in normale. Invece quello che succede è che praticamente il 2, l'uomo d'albero, tira su velocemente ovviamente la vela di prua, lo spinnaker, mentre tira su lo spinnaker in realtà il tangone è già in rotazione e deve essere sostanzialmente, il segreto per farlo ruotare ovviamente è quello di tirarlo su completamente lungo la rotaia dell'albero, in modo tale che abbia molto spazio per passare anteriormente mentre il fiocco viene giù. Quindi sostanzialmente issata di spinnaker da parte del 2, il fiocco viene tirato giù, lo spinnaker inizia la rotazione per fare la strambata, quindi c'è un momento un po' critico nel momento in cui la randa deve passare, però lo spinnaker viene fatto girare in maniera sagace con le scotte, devi ripartire ovviamente non troppo basso dall'altro lato, e mentre con diciamo la barriera del tangone tutta alta sull'albero, il tangone fa il suo percorso diciamo passando dietro il fiocco che sta ancora scendendo, quindi sostanzialmente gliene manca in pratica ancora un terzo per lasciare lo strallo completamente libero. A quel punto lì l'uomo d'albero va a sganciare e riattaccare dall'altro lato il braccio, che però con lo spin che è già operativo. Praticamente con lo spin operativo è tenuto soltanto dalle scotte. Quindi sostanzialmente in tutta la manovra i due bracci vengono tenuti estremamente molli, perché sennò chiaramente non riesci a fare niente, ti si incastra il tangone sul lato destro, questo è ovvio. Diciamo la chiave come di tutte queste manovre è sapere e mentalmente sapere che lo spinnaker si può portare anche solo con le scotte, il tangone è soltanto un aiuto che ti dà stabilità, ma tu comunque puoi sempre gestire lo spinnaker soltanto con le scotte, cioè se lo gestisci correttamente lo puoi tenere al gonfio soltanto con le scotte, quindi a quel punto lì semplicemente il tuo unico problema è fare la rotazione del tangone fatta a tempo in pratica. Comunque la cosa bella di questa manovra è che tu ti prepari in normale, quindi se tu hai un avversario che vuole coprire le tue mosse, tu sei in grado di strambare come se facessi jibe set e lui sostanzialmente non ti può coprire, cioè deve organizzare una strambata subito, ipotizzando che sia davanti, deve organizzare la strambata subito. Ancora peggio se è dietro, perde un tempo piuttosto importante, se non si è preparato come ti sei preparato tu, è costretto ad andare oltre, quindi tu sostanzialmente hai diciamo il lato sinistro della poppa praticamente libero per te. Ci vuole una coordinazione pazzesca, però se avete voglia di impegnarvi in una manovra fatta bene, interessante, questa è sicuramente una manovra che può dare grossissimi vantaggi, anche perché non ti implica il giro di tutto il circuito del tangone del jibe set, che comunque può creare dall'altro lato complicazioni e nodi vari. Ciao, buona giornata!